Cari papà, ben ritrovati! In questo video vi dimostro una nuova attività da fare con i vostri bambini che ha sempre a che fare con il movimento. Si tratta di una storia che andremo ad interpretare con il corpo, dove il protagonista è un aquilone che mentre sta volando nel cielo improvvisamente si spezza un'ala, si ferisce e quindi cade, ma cade su un prato dove incontra una farfalla che per aiutarlo andrà alla ricerca di una polverina magica che custodisce una fatina che si trova su un monte. E per raggiungere la fatina la nostra farfalla la incontrerà degli indizi che l'aiuteranno a raggiungere appunto la casa di questa fatina. Questi indizi possiamo prepararli anche noi su un pezzetto di carta e quindi posizionarli sul pavimento oppure leggerli ai nostri bambini, così quindi da creare un'attività molto dinamica, coinvolgente, dove andiamo a lavorare, a mettere insieme più competenze, il corpo, il movimento, ma anche le competenze cognitive, di memorizzazione. Come sempre vi auguro una buona visione e un buon divertimento. A presto! C'era una volta un bellissimo aquilone che amava volare nel cielo infinito. Con le sue ali si lasciava cullare dal vento e giocava felice tra le nuvole. Un giorno, mentre stava volando, a un tratto si ferì e perse un'ala. Cominciò a vacillare fino a cadere disteso sul prato. Si trovò a passare una bellissima farfalla che svolazzava tra i fiori del prato. Appena vide il povero aquilone, decise subito di darsi da fare per aiutarlo. C'era bisogno della polverina magica che custodiva la fata del regno e per raggiungerla bisognava superare il percorso seguendo gli indizi. Così la farfalla si mise in cammino ed ecco il primo indizio. Se dalla fatina vuoi arrivare lungo il ponte devi camminare. Apparve un lunghissimo ponte e la farfalla piano pianino lo attraversò. Ma ecco il secondo indizio. Se dalla fatina vuoi arrivare sotto al tunnel devi passare. E così fece la farfalla. Ma ancora un terzo indizio, se dalla fatina vuoi arrivare su per le scale devi andare. Ed ecco gli scalini. Finalmente era arrivata, bussò alla porta e la fatina disse: fai un giro, chiudi gli occhi ed ecco che trovi quello che cerchi. E così fece. E la fatina le donò la preziosa polverina magica. La farfalla allora si mise di nuovo in cammino. Scese i gradini, attraversò il tunnel e poi il ponte. Spolverò la polverina sull'aquilone. E magia! Finalmente l'aquilone poteva tornare a volare su nel cielo tra le nuvole e il vento. Grazie amici, a presto!